Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi realizziamo insieme questa pochette tutta un po' pelosa con questo filato particolare, la chiusura clic-clac con questa decorazione molto brillante e poi l'ho guarnita con questo fiocco e ancora i brillantini per richiamare, quindi è venuta una pochette super elegantissima. Spero che vi piaccia, a me piace molto il risultato, sono contenta di come è venuta e se provate a realizzarla aspetto le foto sul gruppo di Facebook Mari e le amiche uncinettine. Vi mando un bacio enorme e vi lascio il tutorial. Ciao! Quello che ci occorre per realizzare questa pochette è un fondo molto piccolo che mi sembra sia 11x6 cm se non sbaglio, adesso vi dico le misure corrette. Un click clack, una chiusura a click clack, io utilizzo questa che ha questo motivo qui sopra che la impreziosisce un pochettino ed è la stessa identica misura del nostro fondo e poi andrò a lavorare la pochette con questa lana particolare peluche che ho già utilizzato in tutorial precedenti per ormai per fare borse. Oggi andiamo a fare questa pochette tutta un po' sfiziosa con questa lana bianca. Il tutto andremo a lavorarlo con l'uncinetto numero 4. E vi ricordo come sempre che tutto il materiale lo potete acquistare sul sito www.merceriamari.it. Allora, il fondo precisamente misura 21 cm per 8 e 21 cm anche l'apertura del nostro clic-clac, ok? Quindi 21 cm per 8, giusto per avere due misure indicative. Partiamo a lavorare come sempre, cappio sul nostro uncinetto, giriamo il fondo al rovescio perché la parte dritta deve stare da fuori, quindi noi lavoriamo al rovescio, ci inseriamo in un punto a nostra scelta del fondo, entriamo in un foro a caso, quindi estraiamo il filo e facciamo una maglia bassa. In questo modo qua. Rientriamo nello stesso foro e facciamo una seconda maglia bassa. Così. Dopodiché vado nel foro a fianco, mi inserisco con l'uncinetto, prendo il filo, esco e faccio una maglia bassa. Ancora rientro ancora una volta nello stesso foro e lavoro una seconda maglia bassa nello stesso punto, diciamo. Ok, questo è il risultato. Entriamo nel foro a fianco e estraiamo il filo e facciamo una maglia bassa. Ancora una volta entrando nello stesso foro e ripetiamo questo procedimento, quindi di lavorare due maglie basse per ogni foro del nostro fondo per tutta la grandezza del nostro inserto, della nostra base. Ho realizzato con questa lana in tutorial precedenti un cappello tipo col bacco e uno scaldacollo e lì vi dicevo di lavorare questo filato con un uncinetto numero 7. Adesso qui stiamo andando a usare un 4 e voi mi direte è uno sproposito ed è vero, però per fare lo scaldacollo mi serviva che la lana rimanesse veramente molto morbida, soffice e tutto quanto. Invece adesso avevo paura che essendo una borsa di lana poi magari non stia rigida a sufficienza, quindi sono scesa drasticamente con la misura dell'uncinetto, tanto come potete vedere il filato qui è proprio un filo e quindi non comporta grandi disagi passare da una misura di uncinetto ad un'altra, ok? Quindi sto utilizzando il numero 4 proprio perché spero che i punti rimanendo un po' più compatti, un po' più fitti, diano un po' di rigidità alla pochette. Quindi procedo così per tutto il giro. Andato il giro e guardate che meraviglia, l'effetto che dà questa lana è veramente stupendo e strepitoso. Quindi a me piace veramente tantissimo. Adesso andiamo a fare il secondo giro dove io direi di non andare ad aumentare, perché dato che abbiamo già fatto due maglie basse per ogni punto, direi che ne abbiamo sufficienza e non farei più gli aumenti neanche qui sui lati. Prendiamo a lavorare a mezza maglia alta, quindi 2 catenelle. Non andiamo a fare punti più elaborati perché tanto con il pelo non si vedrebbero e quindi è inutile, sarebbe uno spreco, ecco. Ci inseriamo nei punti lavorati prima. Quindi per ogni punto sottostante ci inseriamo. E andiamo a lavorare
le nostre mezze maglie alte. Voilà. Io per regolarmi, dato che non si vede molto, anche qui se è un colore chiaro non è un colore scuro, non si vedono molti punti, però vi ritrovate sempre il filo a cui sono attaccati i pelucchi, quindi anche senza che voi vediate bene, il punto lo trovate proprio perché c'è questo filo che vi permette di lavorare con facilità e di riconoscere i vari punti, anche se, ripeto, voi magari non li vedete così bene. Vedete, io alzo un po', cerco il filo e mi inserisco per lavorare il punto. Poi adesso questo giro è magari un pochettino più faticoso perché è il primo e bisogna alzarsi dalla base, ma poi quando andremo a lavorare i punti riga per riga la difficoltà scende. Quindi proseguo così a lavorare una mezza maglia alta per ogni punto sottostante, senza né aumenti né niente, neanche nella curva, per tutto questo giro. Allora, guardate, ho terminato il giro e confermo che non c'è assolutamente bisogno di fare gli aumenti sui lati, perché la lana è già leggermente elasticizzata e con i punti fatti doppi all'inizio, quando ci tocchiamo al fondo, non c'è più bisogno di aumentare nei giri successivi. Quindi possiamo procedere con la nostra lavorazione. Adesso qui ho terminato appunto il primo giro, andiamo nel secondo, a fare il secondo, dove, come vi dicevo prima, è già molto più semplice perché sentite esattamente, diciamo, una specie di buchino che si crea tra un punto e l'altro, quindi dove passate l'uncinetto vedete che io non sto facendo assolutamente nessuna fatica perché qualcuno mi ha detto ho paura di non riuscire a lavorarla questa lana. È veramente molto molto semplice, non spaventatevi solo per il pelo che non è assolutamente un impedimento al lavoro, ok? E che vedete io non sto facendo proprio fatica. Il primo giro, devo essere sincera, un pochettino sì, perché non si vede tanto dove puntare, i punti sono molto aderenti al fondo, ma dopodiché, una volta superato quello, è veramente molto molto semplice. E quindi vedete che io sto andando avanti a lavorare a mezza maglia alta i punti così come si presentano, quindi abbiamo detto che non faremo più né aumenti né diminuzioni, andremo semplicemente avanti così fino a raggiungere l'altezza quasi definitiva della nostra pochette. Perché dico quasi definitiva? Perché, come saprete, in tutte le pochette si deve arrivare con l'altezza della borsa fino a dove si attacca il click-clack, quindi fino a qua, non fino in cima dove andrà, ma fino a qua. Quindi se io voglio che la mia borsa sia, diciamo, alta così in totale, dovrò lavorare tanti giri fino ad arrivare a questa altezza. Quindi vedete? Tanto così, 8-10 cm approssimativamente, perché poi le altre due parti andranno lavorate separate. Quindi procediamo la nostra lavorazione a mezza maglia alta. Quindi vedete, ho quasi terminato anche il secondo giro, questo è il risultato, ok? A me piace veramente tantissimo. E proseguiamo a lavorare così i nostri mezzi punti alti fino a raggiungere, come dicevo prima, l'altezza dove decidiamo poi di andare ad attaccare il nostro click-clack, ok? Quindi io proseguirò per circa 10 cm e poi vi farò vedere come continuare. Allora, guardate, sono andata avanti a realizzare la prima parte della nostra pochette, quindi noi in teoria siamo arrivati qua insieme, dove dovevamo crescere facendo dei giri a mezza maglia alta senza né aumenti né diminuzioni e io, vedete, ho lavorato per 14 centimetri.
di corpo borsa. A questo punto vi faccio vedere come dobbiamo lavorare le due parti per poi andare ad attaccare il click clack separate. Quindi vedete che io qua ho già realizzato la parte davanti e adesso vi faccio vedere appunto come si realizza guardando insieme a fare l'altro lato e realizzare separatamente le due parti, il davanti e il dietro, in modo da lasciare liberi i laterali che andranno poi a piegarsi e dove andremo ad attaccare il nostro click clack. Quindi questo è quanto. Allora io adesso devo riniziare, voi magari siete attaccati con il filo, se no anche voi vi staccate e ripartiamo puntando in una, dove ci serve, perché noi dobbiamo partire esattamente da qua. Allora vedete che la nostra borsa ha un davanti, un dietro e due laterali. I laterali devono restare vuoti, noi dobbiamo lavorare solo nella parte dritta, senza questo pezzo qui di laterali. Quindi adesso noi andremo a lavorare a mezza maglia alta da qua a qua, come io ho già fatto dall'altra parte, ok? Quindi si lavorano solo queste due parti, non comprendendo le maglie dei laterali. Quindi vado a inserirmi con una maglia bassa all'interno del punto dove io voglio iniziare. Quindi vedete che ho lasciato da lavorare questo pezzo e vado a inserirmi qui. A questo punto vado a lavorare due catenelle che sostituiscono la mia prima mezza maglia alta. E dopodiché andremo a lavorare tutti i punti così come si presentano fino ad arrivare qua. Quindi adesso carichiamo il filo sull'uncinetto e vado a lavorare il mio primo mezzo punto alto. E così via. Vedete? Un po' come prima, solo che adesso lavoriamo solo più questo pezzettino, non più in tondo attorno a tutta la nostra borsa. Quindi vado a lavorare un mezzo punto alto per ogni punto sottostante. E mi fermo quando arrivo di nuovo qui dall'altra parte per lasciare fuori di nuovo, abbiamo detto, il laterale. Quindi dobbiamo aver realizzato una riga di mezza maglia alta in questo modo. Dopodiché voltiamo il lavoro perché dobbiamo tornare indietro. Facciamo quindi 2 catenelle e lavoriamo un secondo giro di mezza maglia alta nello stesso modo, arrivando fino a qui dove ci siamo attaccati prima. Quindi riprendo a lavorare le mie mezze maglie alte e dobbiamo ripetere questo procedimento senza né diminuzioni né nulla. Semplicemente lavoriamo le mezze maglie alte per la, diciamo, lunghezza del davanti e del dietro della nostra borsa per 3 giri in totale di mezza maglia alta. Quindi uno l'abbiamo già fatto, uno è quello che abbiamo incominciato, quindi questo che stiamo per finire, e poi dobbiamo farne ancora un altro, ok? Quindi 3 giri in totale di mezza maglia alta. Quindi quando arriveremo qui di nuovo, una volta lavorati 3 giri di mezza maglia alta, facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e andiamo a fare un ultimo giro dove lavoriamo sempre solo fino qua questo pezzo dritto, dove però stavolta facciamo maglia bassa. Quindi un ultimo giro a maglia bassa dove andiamo a lavorare ogni punto sottostante così come si presentano. Ok, una volta arrivati al fondo abbiamo terminato, possiamo staccare il filo e voi dovrete ripetere lo stesso procedimento dall'altro lato che io avevo già fatto in precedenza. E dopodiché vediamo come attaccare invece il click clack. Allora, per andare a cucire il nostro click clack io vado ad utilizzare del filo invisibile, questo qui di nylon, vedete, è in rocchetti così, proprio perché non voglio che si veda il filo bianco, che secondo me in questo caso soprattutto rovinerebbe molto l'effetto estetico della nostra pochette. Poi in altri casi sono la prima che usa magari fili uguali al colore con cui abbiamo lavorato il corpo borsa, però in questo caso vado ad utilizzare questo
filo qua invisibile, è un filo della Gutterman e fa molto bene. E tantissimi lo usano ad attaccare i click-clack anche quando in realtà sotto hanno colori vivaci, e non solo quando, ad esempio, adesso ho il bianco con questo click-clack un po' importante. Allora, iniziamo subito ad attaccare il nostro click-clack, quindi andandolo a posizionare perfettamente dove vorremmo che vada cucito, quindi nel mio caso più o meno così, e il click-clack, mi raccomando, deve essere aperto, ok? Quindi vedete che il mio qua è sganciato. Dopodiché col nostro ago andiamo a infilarci in un punto qui della nostra borsa dall'interno, in modo che il nodino che ho fatto al fondo del filo resti nascosto, e poi magari passo ancora una volta per assicurarmi che il filo non scappi. Vedete che mi sono andata a legare ben bene, in modo che il filato dopo non scappi, anche solo con un nodo magari non tiene, quindi mi sono fissata meglio. Dopodiché punto nel mio fuoriesco, adesso sono con l'ago all'interno, quindi fuoriesco dalla mia borsa con l'ago. Così, e mi inserisco invece nel primo foro libero del mio click-clack. Ritiro il tutto. Dopodiché entro nel secondo foro del mio click-clack e mi aggancio con l'ago al corpo borsa. Voilà, a questo punto sono nel mio corpo borsa, entro invece nel terzo forellino del nostro click clack e andiamo a tirare e a far scorrere tutto il nostro filo invisibile. Voilà, adesso invece usciamo dal nostro forellino, dal nostro quarto forellino del click clack, così, e andiamo poi ad agganciarci al nostro invece corpo borsa. Allora, riprendo a farvi vedere da qui perché ho fissato un primo pezzo di click-clack che mi sta un po' più fermo e riesco a farvi vedere meglio. Allora, con l'ago prendo il mio corpo borsa e dentro nel foro del mio click-clack. Vedete, in questo modo. Quindi tiriamo, dopodiché passiamo di nuovo attraverso il foro del click-clack e ci agganciamo al corpo borsa che c'è sul retro e con l'ago usciamo. Ok, chiudiamo tutto il nostro filo. Voilà. Adesso nuovamente dall'interno agganciamo prima il nostro corpo borsa e poi usciamo dal foro successivo del click-clack. Così. E facciamo scorrere. Dopodiché di nuovo ci infiliamo nel foro del nostro click-clack e usciamo dall'esterno. Quindi facciamo, diciamo, sopra sotto con l'ago attraverso i fori
del nostro click clack, ricordando, cercando sempre di agganciare il nostro corpo borsa, ok? Perché altrimenti è un lavoro inutile. Quindi adesso vedete che io sono da sotto, devo uscire, aggancio il mio corpo borsa ed esco così. E poi di nuovo rientro, sempre agganciando il corpo borsa e uscendo. Voilà. Ok? Quindi adesso vedete che qui prendo i pelini della lana, qui andiamo a toglierli. Adesso sono all'interno, quindi devo agganciare il corpo borsa e dopodiché uscire nel foro successivo, che è questo qui. Per poi rientrare di qua. Così. Per quanto riguarda invece la decorazione, ho deciso di andare a fare un fiocco sempre con lo stesso materiale, dove poi al centro andrò a chiuderlo con questo filo di strass. Quindi questo è quello che ho scelto per decorare la pochette e andiamo a realizzare il nostro fiocco avviando 10 catenelle. Dopodiché facciamo 2 catenelle che sostituiscono la nostra prima mezza maglia alta e per ognuna delle 10 catenelle successive andiamo a lavorare un mezzo punto alto. Arrivati al termine del giro, facciamo 2 catenelle, voltiamo il lavoro e sopra queste 10 mezze maglie alte andiamo a realizzarne altre 10. Dobbiamo realizzare quindi un rettangolino, una striscetta lunga, approssimativamente ho calcolato 28 cm perché voglio fare un fiocco bello grande, doppio ovviamente, che si piega su se stesso, quindi dobbiamo andare a realizzare circa 28 cm di lavorazione a mezza maglia alta, facendo quindi una striscetta. Al termine del giro 2 catenelle, voltiamo il lavoro e riprendiamo la nostra lavorazione a mezze maglie alte. Ok, e proseguiamo così fino ad aver ottenuto questa striscia. Allora, ho realizzato la mia striscia di fiocco e precisamente l'ho fatta di 25 cm. Prima vi avevo detto attorno ai 28, l'ho fatta leggermente più corta. E adesso vi faccio vedere come terminare il nostro fiocco. Ovvero, dobbiamo andare a chiudere la striscia assieme a maglia bassissima, quindi la uniamo i due lati così in modo che corrispondano perfettamente. Dopodiché con l'uncinetto andiamo a prendere un lato, l'altro lato e chiudiamo tutto con una maglia bassissima. Di nuovo prendiamo una parte, l'altra parte, filo e chiudiamo tutto con una maglia bassissima. Ancora. Una parte, l'altra parte e chiudiamo tutto. E voilà. Adesso per completare il nostro fiocchetto, come vi dicevo, io sono andata a prendere questi brillantini e li andrò a mettere qui in centro, andando a stringere, facendo un po' di giri in modo che si vedano i miei brillantini.
resti più o meno così, ecco. E poi andrò ad applicare il tutto sulla mia pochette. Guardate, questo è il risultato finale. Ho terminato di attaccare il clic-clac. Quindi vedete. E poi l'ho foderata. Guardate, l'ho foderata tutta. Adesso qui a questi ganci vado ancora ad attaccarci poi la catena di la tracolla di catena. Però appunto questo è il risultato finale. Spero che vi piaccia. Se provate a realizzarle, mi raccomando, aspetto le foto sul gruppo di Facebook. Vi mando un bacio enorme e grazie per avermi seguito. Ciao!